Ciao amici, siamo in questo momento collegati con circa 240 persone. Sono collegato in questa call perché ci stiamo preparando agli eventi di domani e dopodomani. Come sapete, domani e dopodomani si svolgeranno gli stati generali tematici, cioè quella prosecuzione del percorso che abbiamo fatto su regole, organizzazione e principi, con un approfondimento sulle aree tematiche. Saranno i team tematici, i coordinatori dei team tematici, dei 12 team tematici del team del futuro, a coordinare 12 tavoli. Si inizierà domani mattina e domenica mattina ci sarà una seconda traccia. 6 tavoli domani pomeriggio, domani tutto il giorno e 6 tavoli la domenica tutto il giorno. In questo momento sono in call, voglio farvela vedere le immagini, farvi vedere queste immagini. Sono in call con tutti coloro che in questi giorni ci accompagneranno in questo percorso. In questo momento stiamo facendo le prove generali, li vedete tutti qui. E le prove generali perché c'è un lavoro dietro, un lavoro certo sì, un lavoro di preparazione, un lavoro di organizzazione, ma c'è un lavoro anche di idee, di messa in campo, di progettualità, di realismo e di realizzazione di obiettivi per il futuro del nostro paese. Qual è l'obiettivo di questi 2 giorni? L'obiettivo di questi 2 giorni è provare a confrontarsi in un percorso dal basso per cercare di costruire insieme l'agenda del paese. Vorrei sottolineare questo percorso. Dobbiamo riscoprire quel modo di lavorare che ci ha caratterizzato da sempre, in cui non c'è solo la ratifica o l'accettazione di progetti costruiti altrove, ma insieme, tutti insieme, sono 6.000 persone iscritte. Queste persone discutono animatamente, mettendo del proprio, imparando da altre, magari persone più preparate di loro, e mettono insieme le idee, fanno quella intelligenza collettiva, portando la propria esperienza e la propria competenza. Questa è la parte più bella del Movimento 5 Stelle, più rivoluzionaria, quella dell'intelligenza collettiva. Oggi la stiamo riscoprendo, mettendo insieme, grazie anche alla tecnologia che ci sta aiutando, costringendoci ad utilizzare questo strumento anche per chi magari era più restio ad utilizzarlo. Ma come sapete, noi fin dal principio, quando abbiamo iniziato con i meetup, utilizzavamo la tecnologia, la rete per unire, per accorciare le distanze. Ecco, quindi vi invito tutti a partecipare in questi 2 giorni. È aperto a tutti, iscritti e non iscritti, perché è importante dare il massimo contributo possibile. Perché è con l'intelligenza collettiva che si riesce anche a costruire il futuro del nostro paese. Ci auguriamo anche che tutta quella progettazione che c'è dietro il Recovery Plan, il Recovery Fund, possa passare anche da una partecipazione pubblica e non sia solamente una prerogativa di governo e Parlamento. Ed è quello sarebbe un altro grandissimo obiettivo. E quindi oggi iniziamo queste prove generali. Ripeto, sono in questo momento 245 persone collegate, sono i coordinatori dei team tematici, più i loro collaboratori, gli altri componenti del team, i facilitatori degli affari interni che si occuperanno di coordinare proprio la parte organizzativa, tutti insieme, e questa sarà la macchina organizzativa che nei prossimi 2 giorni porterà avanti questo ennesimo passo di questo progetto. Un passo perché non è conclusivo, non è finito, non è definito, perché ce ne saranno degli altri. Probabilmente una volta al mese, questa potrebbe essere la sequenza, possiamo approfondire ulteriori argomenti. L'organizzazione della giornata la trovate sul blog, sulla sezione partecipa, blogdelstelle.it. Lì trovate anche la strutturazione della giornata. Saranno 4 sessioni. All'interno di queste sessioni ci sarà chi presenterà una guida alla discussione, ci sarà una domanda e poi ci si divide in sottotavoli per 45 minuti, e in quei 45 minuti si discute in un gruppetto limitato di una decina di persone, come intorno al tavolo, per tornare e poi fare un report di questi sottotavoli. Insomma, un altro grande esercizio di partecipazione. 6.000 persone iscritte, e ci auguriamo che ciascuno potrà
dare il proprio contributo. Buona partecipazione a tutti, ci vediamo domani e dopodomani.